Anche quest'anno, in occasione delle feste natalizie, abbiamo pensato di organizzare la consueta premiazione delle borse di studio, rassegna che è arrivata all'undicesima edizione, era iniziata nel 2000, proprio per salutare il nuovo millennio. All'undicesima edizione direi che la manifestazione è riuscita benissimo. Sono stati premiati quattro ragazzi donghesi, la signorina Battistessa Martina, Agio Alessandro, Agio Silvia e Bruni Francesca. Oltre al premio borsa di studio, abbiamo pensato a premiare un ragazzo per meriti sportivi. Dopo le premiazioni fatte alcuni anni fa per donghesi che si erano particolarmente distinti nell'ambito sportivo sia a livello nazionale che a livello internazionale, mi riferisco a Marco Lietti, vincitore di una tappa del Tour de France, quindi ciclista professionista, e Angelo Conti, un centauro che aveva vinto 5-6 anni fa un campionato di nazionale e un campionato europeo di super sport. In passato parecchie volte sia i donghesi che gli altolariani avevano gioito per le affermazioni degli armi della canottieri Falck. Per rinverdire un po' questi successi c'è un ragazzino dongo particolarmente portato che sotto i colori della canottieri Menaggio quest'anno ha vinto delle importanti manifestazioni di canottaggio a Piedilucco. Oltre a questi premi, abbiamo ritenuto importante premiare anche Zangari Salvatore, del soccorso alpino, che si è infortunato in modo abbastanza grave nel recupero di un escursionista quest'inverno sui monti di Pianello. Il clou della serata è stata comunque la premiazione di tre vigili del fuoco volontari che per raggiunti i limiti di età hanno dovuto abbandonare il servizio attivo di volontariato, che sono Ferrario Gianni, Alpago Adriano, Barbieri Giorgio, che dopo oltre 38 anni di volontariato attivo nel Vigili del Fuoco hanno dovuto abbandonare appunto. L'ultimo punto del programma è rappresentato dalla consegna ai diciottenni della Costituzione, dello Statuto del Comune di Dongo e del Tricolore con la sua storia. E una cosa molto toccante ed importante è stata quella proprio che con me, con tutti i presenti in sala, che non sull'attenti ma perlomeno in piedi, abbiamo cantato l'inno di Mameli.